Bene ragazzi, buongiorno. In questo video vi mostrerò come convertire l'impianto elettrico o cablaggio del Piaggio Energy Power 50 per l'adattamento del blocco motore 125, 150, 180 due tempi Piaggio Gilera. Ok, i due gialli li colleghiamo con i due gialli che vanno, allora, G, G, giallo, giallo. Questo, questo e questo li colleghiamo con i due gialli che poi andranno allo statore e ci permetteranno di caricare la batteria. Ok, mentre il verde, vedete qui ho tagliato il verde che partiva dall'impianto elettrico del 50 dove c'era il connettore dello statore e l'ho collegato a questo verde che è quello che ci permette di spegnere e accendere il motore, e questa parte qua è a posto. Bene, passiamo ai cavi. Passiamo ai cavi che partivano dall'impianto 50 e andavano al regolatore di tensione, che era questo, ok? Che era un 8 ingressi con un ingresso, vedete, che non era utilizzato. Allora, giallo non si collega, ok? Il giallo non si collega. Stessa cosa per il grigio. Grigio. Zoomare un pelo, ok. Stessa cosa per il grigio e per il bianco-viola, ok? Bianco-viola, grigio e giallo non collegati, via. Poi colleghiamo tutti al bianco che arriva dal regolatore di tensione, colleghiamo il bianco-rosso o bianco-rosa, il giallo-nero. Vado a zoomare un po', ok. Così. Ok, quindi bianco rosso, giallo nero e poi ci colleghiamo al blu nero un filo che va al relè delle frecce in questo modo, ok, entra qua, esce qua e va a collegarsi sempre al bianco, perché il bianco sotto chiave è quello che ci dà la 12 volt quando noi giriamo la chiave. In realtà andrebbe anche senza collegare tutto al bianco sotto chiave, cioè collegandoli tutti insieme, però è preferibile farlo. Ok, e questo è risolto. Poi la massa che arriva dall'impianto elettrico la colleghiamo con la massa o terra che va al regolatore di tensione, quindi abbiamo collegato, ah giusto, L e A, che sono il grigio e il marrone, non vanno collegati da nessuna parte. Questi da nessuna parte, ok? Quindi si lasciano liberi. Perfetto. Ci rimane il BPU, che sarebbe quello che è rosso e va a caricare la batteria, che lo andiamo a collegare al blu-rosso che andava allo statore. Quindi lo prendiamo da qui, vedete? Impianto 50, statore, lo tagliamo. Lo andiamo a prendere qui, lo colleghiamo con il rosso. Quindi, vedete tutto, verde, verde-rosso, due gialli, il bianco e le masse. Perfetto, abbiamo tutto. Chiaramente il resto non va minimamente modificato e funzionerà tutto come in origine. Bene, buon lavoro a tutti.